Abbiamo l'ultima domanda e poi darei la parola ai vari ospiti per rispondere. Sì, io non condivido il pensiero della rivoluzione graduale, perché per fare la rivoluzione culturale in Italia basterebbe 2 giorni in cui si applica una legge che di poche righe che dice che l'Italia approva il referendum svizzero legislativo senza quorum. Tra l'altro che è il più importante strumento di democrazia diretta e con il quale gli svizzeri, 110.000 cittadini svizzeri hanno raccolto firme per fare un referendum che si chiama moneta intera per attaccare il signoraggio bancario delle banche svizzere, pensate, a casa dei banchieri. Ora, le uniche parole guerriere che io abbia mai sentito sono quelle di Beppe Grillo nello spettacolo Apocalisse Morbida, il quale attacca a testa bassa e con coraggio il signoraggio bancario ispirandosi alle parole del professor Auriti. Mi domando come mai voi in Parlamento non abbiate avuto lo stesso coraggio di Beppe Grillo. Chiudo sulla Catalogna dicendo che l'età dei cittadini, l'era dei cittadini, ma non è l'era dei cittadini catalani, che cornuti e mazziati perché hanno preso le mazzate, e in più in Europa nessuno li ha difesi strenuamente in sede istituzionale, a parte Nigel Farage e a parte Gianluca Corrado nel Consiglio Comunale di Milano, Farage ovviamente al Parlamento Europeo. Mi domando come mai voi, in nome della comunicazione, non abbiate lo stesso coraggio. Grazie. Grazie a tutti quanti per i contributi. Chi vuole, chi si butta? Chi vuole? Io dalla finestra. Ho segnato tutte le domande, quelle che erano più o meno rivolte alla questione movimento. Partiamo dai temi etici. Sicuramente temi etici, che però poi tu hai citato anche i diritti, perché secondo me sono due cose poi differenti, perché i diritti devono essere personalmente inseriti nel programma del Movimento 5 Stelle e nei programmi dei partiti politici, cioè quindi la lotta per assumere dei diritti maggiori e dei diritti assoluti uguali per tutti. I temi etici magari afferiscono più a una sfera anche personale, penso all'aborto, sì, al fine vita, però al fine vita, per esempio, perché volevo collegarmi a questo, abbiamo fatto un percorso secondo me davvero fatto benissimo all'interno della Camera dei Deputati e del Senato, sono state coinvolte le commissioni parlamentari, l'assemblea di gruppo, sono state coinvolti tutti i cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle certificati, che hanno votato, e alla fine il fine vita è diventato anche patrimonio e programma del Movimento 5 Stelle, tant'è che alla Camera dei Deputati siamo riusciti a votarlo e l'abbiamo fatto passare, e adesso più volte proprio io personalmente ho spiegato che al Senato, dove adesso la legge è in commissione, prima della fine della legislatura si voti il fine vita. Lo dico anche qui a tutti, l'ho detto ai convegni sul fine vita a cui mi hanno invitato e partecipato a Roma, è una questione importantissima. Anche sui diritti civili, che questo Parlamento comunque ha approvato, poteva essere fatto meglio, molto di più. E noi lì ci trovammo, perché alla Camera votammo tranquillamente, al Senato successe una cosa particolare, perché comunque anche sul portale del Movimento 5 Stelle avevamo votato tutti a favore, ci fu il 90% degli iscritti che votarono a favore, se non sbaglio, sui diritti civili, però ci misero davanti al Senato un problema. Per saltare una quantità enorme di emendamenti vollero applicare quello che si chiama canguro o il super canguro, che ogni emendamento che tu levi decadono tutti quanti gli altri, quindi rendi praticamente la discussione impraticabile. Noi abbiamo fatto in tutti gli anni precedenti una lotta incredibile contro il canguro, e allora abbiamo detto: non possiamo votare con il canguro, levate il canguro e votiamo, perché la nostra dichiarazione di voto finale era totalmente a favore. Quindi, per chiarezza del processo, avevamo questo particolare problema. Poi ci fu l'accordo con Alfano, e secondo me quell'accordo fu al ribasso, e si andò e passò comunque la legge. Sì. Sto dicendo solo, però questi, ok, perfetto, però questi sono
al futuro questi che abbiamo votato sul fine, sì, sul fine vita, abbiamo votato sui diritti civili, devono essere inseriti all'interno del programma. Sono d'accordo, sì. Dico, assolutamente sì. C'era poi il signore che parlava di una procedura interna, se ho capito bene, perché non so se ho capito bene. Sì, un modo per coinvolgere i competenti, per cui si sentono gratificati. Certo, questo è un modo che. Sì, è un modo che si può. Che può essere anche perseguito, una scelta. Poi abbiamo anche. Però è una procedura questa, non è vero che non è successo, secondo me è successo, però non è successo nella forma che lei ha proposto, che è una forma che secondo me può essere proposta ai tavoli, ai gruppi di lavoro, può essere proposta nelle varie riunioni e cercare di capire come fare anche attraverso i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, e cercare di far sì che poi si possa trovare questa procedura e iniziamo a farlo territorialmente. E poi vediamo come funziona, ma ci possiamo fare un esperimento senza alcun problema. Noi abbiamo sperimentato, penso, di tutto e di più all'interno del movimento, nelle procedure. E questo Dennis, se non sbaglio, Dennis, contraddizioni all'interno del movimento, fondamentalmente, secondo me, tu hai parlato di questo. Secondo me ce ne sono, perché non possono in un movimento, ma in qualsiasi luogo, non esserci delle contraddizioni. Anche noi che stiamo parlando di lotta all'ego, di non cercare il potere per il potere, ma cercare di fare altro, abbiamo nei nostri modi di vita, a partire da me, delle contraddizioni. Allora, le contraddizioni esistono, le contraddizioni vanno dette, vanno fatte emergere e vanno risolte. Questo è il punto, è quello che si sta cercando anche di fare. Fortunatamente è stata inserita di nuovo la legge sul vuoto arrendere, che di nuovo è diventato patrimonio. Sono molto contento. Non so solo se tra la 5 Stelle c'è stato un problema di sicurezza sul vetro, però non era solo quello il punto, quindi senza dubbio sì. Intanto volevo dire, non ricordo più il nome, però il programma è sicuramente in fieri, nel senso che non è definito, e in questo è giusto che tu lo dica, se non l'hai visto, non hai visto magari un paragrafo, un capitolo su questo, ma noi stiamo facendo anche in queste settimane, dopo diciamo l'impegno che da Rimini in poi ha Luigi Di Maio, un po' di coordinare, no, questo percorso fino alle politiche, abbiamo ripreso delle riunioni proprio tematiche per capire cosa manca nei programmi, ma il fatto che manca diciamo a livello burocratico scritto nel testo, perché non c'è un testo finale, ma sicuramente fa parte del nostro percorso, con le domande sul blog, sul fine vita, cioè non sono temi di cui non ci siamo mai occupati oppure che cancelliamo. È giusto che ci siano, perché soprattutto chi non segue il nostro percorso e magari vuole andare a rivederlo, a ritrovarlo nel programma, tutti i passaggi ci devono essere, quindi sicuramente mi faccio portavoce di questo timore che è giusto avere. Ripeto, il programma definitivo delle politiche future ancora non c'è, quindi calma, ce la possiamo fare. Poi e quindi anche su, diciamo, su questa, ho ascoltato un po' di interventi che potrei definire severi, no? Magari come quello di Dennis che dice delle cose, però come dire, non mi intimoriscono e non temo, diciamo, che una tua parola possa far crollare qualcosa di strano, perché tutto quello che abbiamo costruito l'abbiamo costruito con le nostre individualità, i nostri limiti, quindi anche dividere in portavoce, in attivisti, in concreto c'è stata questa cosa, perché
dentro le istituzioni abbiamo magari una responsabilità diversa, un ruolo diverso, un impegno diverso, e voi allo stesso modo direte di voi. E non, questo noi e voi in qualche modo, forse in questo momento è più importante di altre volte, perché abbiamo fatto un percorso dentro quei palazzi che sicuramente ha messo a dura prova le nostre convinzioni, o comunque il nostro modo, come diceva Roberto, liquido di agire all'interno del Movimento 5 Stelle. Quindi non perdiamo mai diciamo, di vista le prospettive diverse dalle quali guardare le cose. E io penso che, parlo ovviamente per me, perché in questa avventura ho imparato anche a parlare a titolo personale, perché ognuno di come voi qui ci state dando degli input, noi li diamo all'interno delle nostre assemblee, cioè tutto un percorso vero, con tutte le criticità che può avere. Poi giustamente qualcuno ci può vedere dietro dell'altro, però vi assicuro che nel percorso che abbiamo fatto noi dentro il Parlamento ci sono davvero dei ragazzi, delle ragazze, delle donne e degli uomini con le loro sensibilità che fanno valere il loro percorso, le loro convinzioni in un dialogo interno continuo. E se Rimini qualcuno l'ha voluto vedere come le fazioni o altro, se lo può dimenticare, perché semplicemente ci sono persone che ragionano, che pensano, che hanno anche un loro carattere e che mirano comunque alla stessa direzione, allo stesso progetto. Ed è bello che ci siano anche queste diversità al nostro interno. Poi è normale che la TV o il giornale ci racconta in maniera contrapposta, e la dicotomia di, vogliamo definirle, anime che magari si confrontano, non può rimanere effettivamente in maniera così plastica, oppure farla raccontare agli altri. Noi dobbiamo far capire che tutti i modi di essere all'interno del Movimento 5 Stelle devono esistere, si devono alimentare a vicenda. Quindi non neghiamo la sua diversità, che diceva: io voglio una rivoluzione violenta, ti ho sentito, io voglio una rivoluzione non violenta. Noi vogliamo una rivoluzione, quindi sicuramente è un punto di partenza. E non fate un errore che spesso in cui noi siamo caduti, però ogni volta ce lo ricordiamo, cioè non diventiamo i burocrati pure del movimento, di trovare il comma del regolamento della cosa, perché non ci sarà mai un contratto che davvero ci soddisfa. Quindi anche se lui si è un po' presa che sono arrivata alla Calabria a fare questa cosa qui di parole guerriere, in realtà è semplicemente perché c'è stato uno spunto, una volontà reciproca, e poi si è concretizzato. Quindi magari prendiamola come cosa positiva, tu da d'ora in poi avrai strada aperta verso seminari filosofici. Non so se Paolo, Vincenzo vogliono dire delle cose, magari lascerei concludere al professore, perché in genere ci lascia in modo bello. Carica. No, che volete concludere? No, posso solo dire forse due cose semplici su questo concetto grande di rivoluzione, che mi sembra che proprio stiamo capendo che è da pensare, perché è un concetto che ha una storia tragica. Gli storici e diciamo anche i filosofi della storia ci dicono quasi unanimemente che il ciclo rivoluzionario si conclude con il 1989, e da quel momento non sto dicendo che sia vero, sto dicendo che non sto dicendo questo, sto dicendo che il pensiero filosofico e storico universale in Occidente oggi insegna che il ciclo rivoluzionario 1789-1989 si è concluso, quel ciclo di rivoluzioni. Quindi noi oggi, questo è quello che penso io, non riesco, non sto dicendo questo. Ragazzi, vedete, ecco, seminari filosofici vuol dire incominciare a capire che il pensiero è un'esercitazione, quindi richiede ascolto,
meditare, approfondire e poi parlare. Questo è difficile perché il nostro io vuole subito dire la sua, ma invece è meglio che non la dica, ma non perché sia sempre sbagliata, quasi. E secondo me noi invece dobbiamo e possiamo recuperare il concetto di rivoluzione, ma lo dobbiamo ripensare. Per esempio, ti voglio leggervi poche righe di Rifkin, che è un autore che è sempre stato molto presente nel pensiero del movimento, che ci fa capire a quale livello bisogna pensare la rivoluzione, anche per chiederci la velocità della rivoluzione. Deve essere lenta, deve essere veloce. Allora, dice lui, il compito che attende la razza umana è ciclopico. Per la prima volta dobbiamo invertire, rivoluzione, invertire il corso della nostra stessa storia di specie. Non so se è chiaro. Dobbiamo invertire un ciclo che Rifkin e anch'io consideriamo iniziato con la rivoluzione antropologica del Neolitico, cioè l'intero ciclo della civiltà umana sta finendo in quella forma. Dobbiamo invertire e creare una nuova civiltà interdipendente che consumi non più ma meno energia e che tuttavia permetta all'empatia, cioè comunque all'interconnessione, per esempio a internet, che deve consumare meno energia, però noi vogliamo la rete e questo è un problema, no? Allora, invece dobbiamo permettere all'empatia di procedere nella sua maturazione e alla coscienza globale, che è anche personale, di espandersi fino a coprire di grazia e di compassione, anziché di scorie dell'energia che consumiamo, la terra intera. Allora, questo è il livello al quale dobbiamo pensare la rivoluzione in atto. Per cui, paradossalmente, da una parte sarà molto lenta, inevitabilmente lenta, perché fare questo processo, o per essere veloce, e non è escluso che questo accada, ma io non me lo auguro, ci potrebbero essere delle catastrofi tali, come quelle che prevede Wells, come timore, e dobbiamo cercare di evitarlo, ma non è detto che sia evitabile. Per cui se la temperatura sale di 4 gradi nell'arco di questo secolo, ci saranno probabilmente 3 miliardi di morti. Quindi sarà molto veloce, purtroppo. Quando io dico deve essere lenta, io faccio un auspicio, un augurio, io mi auguro, dobbiamo lottare in questo senso, hai ragione, è anche ora, dobbiamo iniziare subito. Quindi è lenta perché il processo è antropologico, è lento, dobbiamo ripensare l'industria, dobbiamo ripensare la proprietà privata, dobbiamo ripensare l'umano. E quindi questo non è rapido, al contempo però è un'emergenza immediata, quindi sono d'accordo con te se tu intendi che dobbiamo da ora, immediatamente, mettere in moto delle cose. E io perciò sto qui, perché io ci credo in questo, cioè io credo che comunque stiano le cose, perché se tu studi le attuali indagini scientifiche serie, non lo sanno. Non sanno se quello che dice Rifkin potrà avvenire senza catastrofi imprevedibili che fanno impallidire quello che vediamo. Cioè ci potrebbero essere dei movimenti migratori nell'arco di 10-20 anni, ma non di 600.000 persone che arrivano in Italia, no, 60 milioni di persone che si spostano dal centro dell'Africa perché sta diventando invivibile. Capisci? La desertificazione è in atto. Allora, quando io dico la rivoluzione è lenta, faccio anche un augurio a me stesso, ai miei figli, ai miei nipoti, io mi auguro che noi abbiamo il tempo di mettere in atto, però da subito, dei processi che possano fare questo in modo possibilmente meno doloroso possibile, più umano possibile. Quindi in questo senso, voglio dire, io sono d'accordo. Dobbiamo tenere insieme, direi, un paradosso, un tempo lungo che però ha un'urgenza immediata.
Questo è compito anche della politica. Cioè la politica, se si ripensa a questo livello di altezza, che è poi il suo, ecco, deve tenere insieme i diversi tempi della rivoluzione, deve riuscire a avere questa visione grande, non dimenticarla, alimentarla e alimentarla costantemente nel popolo, che ha bisogno di sapere cosa stiamo vivendo, ma al contempo inventare, creare soluzioni pratiche, concrete, immediate e locali. Questo è rivoluzione politica non violenta. Non possiamo retrocedere sulla violenza, secondo me, non si torna a, perché ha prodotto catastrofi. Eh sì, appunto. Ma, sì, ma ringraziamo Dio che i catalani non hanno ancora risposto con la violenza. Io mi auguro, non è inevitabile, quello che noi abbiamo visto è che la più grande lotta di indipendenza della storia del XX secolo, quella dell'India, è stata vinta con la non violenza, parzialmente, però sostanzialmente, diciamo che l'ispirazione fondamentale era la Ahimsa di Gandhi. Lenin è finito molto male, la rivoluzione d'ottobre è finita molto male e ha prodotto decine di milioni di morti. E vabbè, se tu vuoi decine di milioni di morti, contento tu. Io credo che l'umanità non voglia vedere cose di questo genere, almeno nella sua stragrande maggioranza non voglia rivedere orrori. Da questo punto di vista veramente il XX secolo dovrebbe averci saziato di orrori, almeno mi auguro. Grazie. Vi ringraziamo tutti quanti per i contributi, a partire dagli ospiti e da tutta la sala. Magari c'era qualcuno che voleva dire ancora qualcosa, ma purtroppo non abbiamo i tempi, è tardi, e quindi un saluto a tutti quanti e alla prossima.